arriva, arriva. Buonasera, buonasera, su Rete 8 Sport in diretta, i gol della Serie D, la 34esima giornata di campionato nel girone F, una vittoria importante se non fondamentale, chiave salvezza per la Vastese nel derby di Giulianova. Subito le immagini tra pochissimo dopo aver visto i risultati di questo turno di campionato, eccoli qui grazie al nostro Danilo Cinquino insieme con Roberto Kerchi in regia, questi i verdetti della 34esima giornata. Agnonese e Capobasso 1-1, Avezzano, Isernia 1-0, a Castelfidardo Pineto batte Castelfidardo 1-0, Cesena Montegiorgio 1-1, Francavilla Recanatese, ben 6 gol, parità alla fine 3-3, a Giulianova Vastese batte Giulianova 2-1, Matelica Jesina 3-3, a Notaresco Forlì batte Notaresco 2-0, San Maurese Savignanese 1-1, San Giustese Sant'Arcangelo 2-1, per la prima volta fuori dai playoff. Stiamo per vedere la classifica, il Notaresco in evidente flessione, la grande rivelazione di questo campionato, però insomma tutto ancora possibile, tutto da decidere, restano 4 partite in testa il Cesena con 75 punti, non ne ha approfittato il Matelica che è stato fermato dalla Jesina in casa, il Cesena dal Montegiorgio, insomma sono sempre 2 punti di vantaggio della squadra romagnola allenata da Angelini sul Matelica di Tiozzo, 75 il Cesena, 73 il Matelica. Al terzo posto la Recanatese con 58 punti. Pineto quarto in classifica, in splendida solitudine con 56 punti. E la nona vittoria esterna stagionale per la squadra di Daniele Amaulo. Al quinto posto a chiudere la griglia playoff in questo momento la San Giustese con 54 punti. Ai margini Francavilla e Notaresco con 52 punti. Poi Jesina e Montegiorgio 46. Savignanese 45, Capobasso e San Maurese 44, Vastese 41, Giulianova 37, poi a zona calda la zona playout con Avezzano, Forlì, Sant'Arcangelo e Isernia tutte a 33 punti. L'Agnonese penultima con 31 punti, chiude il Castelfidardo a quota 21. Restano 4 partite, dunque c'è grande bagarre in coda, come avete visto, ma la Vastese ha fatto un passo importante, se non decisivo, in chiave salvezza. La Vastese del neotecnico Aldo Papagni è il terzo successo consecutivo oggi, colto, ottenuto sull'infido campo del Real Giulianova, la sintesi. La Vastese spugna 2-1 il Fadini di Giulianova, in anella il terzo successo consecutivo e compie un bel balzo in avanti, se non decisivo, verso la salvezza. Ai giallorossi restano invece 4 gare per incamerare quei punti per restare in Serie D e 4 punti di vantaggio sulle 5 squadre a quota 33 in lotta per evitare la retrocessione diretta ai play-out. Deciso al termine dell'incontro il silenzio stampa in casa giugliese dal presidente Luciano Bartolini, che ha puntato il dito direttamente nei confronti dell'arbitro Simone Picchi di Lucca, che ha negato ai padroni di casa nel primo tempo 2 calci di rigore apparsi evidenti. È stato derby vero con Real Giulianova, che non ha dato l'impressione di accusare la fatica del viaggio a Messina e della sfida contro i peloritani nel ritorno della gara di Coppa Italia semifinale. Minuto di raccoglimento anche al Fadini per ricordare a distanza di 10 anni le 309 vittime del terremoto dell'Aquila. Gli aragonesi hanno disputato un ottimo primo tempo, sono stati micidiali in contropiede sbloccando la partita al 19° con Di Giacomo, che è saltato più in alto di tutti per raccogliere il traversone di Russo. Bolzan, che aveva optato per Fazzini accanto a Di Paolo in attacco, è costretto al primo cambio già prima della mezz'ora. Fazzini è claudicante, al suo posto Barlafante. Il Giulianova è vivo, Napolano ex di turno impegna Patania in una parata non facile. Veementi le proteste dei locali quando De Fabritis mette a centro area un pallone velenoso, la sfera rimpalla sul braccio tenuto largo da Palestini, l'arbitro lascia correre. Vastese pericolosa poi con Sciba da fuori, attento Pagliarini, che però al 34esimo è costretto a raccogliere per la seconda volta la sfera in fondo al sacco. Ancora un contropiede ospite, questa volta è Stivaletta a firmare la rete. Il Giulianova rischia il tris 3 minuti più tardi quando Palestini colpisce palo e traversa con il pallone che termina di nuovo in campo.
sfortunato al 41esimo di Paolo quando il suo colpo di testa viene smanacciato dall'estremo aragonese sulla traversa. Barlafante chiede il rigore al 43esimo quando Palestini, ancora lui, lo tocca nettamente col ginocchio mandandolo a terra. L'attaccante giallorosso rimedierà il cartellino giallo per simulazione, ma le immagini smentiscono il fischietto toscano. Durante il rientro negli spogliatoi, il presidente Bartolini chiederà spiegazione all'arbitro sulle sue decisioni. Nella ripresa il Giulianova guadagna metri, la Vastese è costretta a schiacciarsi e a tratti a difendersi a 6. Napolano chiama ancora in causa Patania, poi il rigore per i padroni di casa. Da un traversone di Napolano Sbardella colpisce nettamente col braccio. Dagli 11 metri il numero 10 giallorosso non perdona. È un assalto costante quello dei padroni di casa, fuori Fuschi, dentro Tozzi Borsoi, per avere centimetri in aria. Minuti finali infuocati, la fucilata di Russo viene deviata in corner, mentre l'incornata di Di Paolo, su assist di Tozzi Borsoi, viene neutralizzata con un balzo felino da Patania. Nel quarto minuto di recupero, la punizione di Napolano viene fermata con un braccio da un uomo in barriera. Inutili le proteste dei locali, ne pagherà le conseguenze proprio Napolano, che rimedierà il rosso per una spinta ad un avversario. E al triplice fischio, la contestazione dei tifosi della curva, che mettono nel mirino soprattutto il tecnico Dario Bolzan. Festa invece per la Vastese, per la salvezza manca solo la matematica. Ricordiamo, mercoledì scorso il Giulianova ha perso la semifinale di Coppa Italia a Messina. Dopo l'1-1 del match di andata era in vantaggio per 2-0 il Messina dell'ex Oberdan Biagioni. Ne ha fatti 3 al Giulianova, ha ribaltato la situazione. La finale sarà tra Messina e Matelica, che ha vinto invece la sua sfida contro il Mantova, superato 2-1 in casa dopo l'1-1 del match di andata. Allora andiamo ad ascoltare le dichiarazioni rilasciate dal presidente del club giallorosso Bartolini e naturalmente anche dal tecnico della Vastese Aldo Papagni. Presidente, alla fine del primo tempo lei è andato verso l'arbitro per dire qualcosa. Nei primi 45 minuti probabilmente 2 rigori negati al Giulianova. No, quello che è successo oggi sta dell'incredibile, come d'altronde quello che ci è successo alla fine del primo tempo a Messina. Quindi stiamo qui a, insomma, a sopportare queste decisioni arbitrali che purtroppo in quasi 40 anni di calcio non avevo visto mai. Quello che oggi ha fatto l'arbitro, insomma, è all'occhio di tutti, è inspiegabile umanamente parlando, perché il terzo rigore che non ci ha dato il primo tempo, quello su Federico Barlafante, è stato talmente evidente sul risultato di 2-0 per la Vastese che qualsiasi essere umano, anche se ha un briciolo di indecisione, non può non dare. Quindi non riesco a spiegare le sue decisioni. Finita la partita sono andato, insomma, a chiedergli il perché, insomma, di tutte queste decisioni contro il Giulianova, inspiegabili, perché oltretutto non abbiamo nemmeno avuto un atteggiamento irrispettoso nei suoi confronti. No, lui con un fare presuntuoso ha allontanato tutti, ha allontanato prima il dirigente accompagnatore che stava insieme a me in banchina, Federico Taralli, ha allontanato uno steward e poi infine qua fino al corridoio io cercavo di avere delle spiegazioni. Si è deciso per il silenzio stampa. Le chiedo la posizione del tecnico Bolzan, che a fine gara è stato anche contestato dai tifosi. Ma la posizione del tecnico, ma guarda, qui voglio chiarire una cosa adesso con i nostri tifosi. Il mister Nico Stallone è stato esonerato per le continue proteste da parte dei tifosi che ha ricevuto. Quindi i tifosi se la debbono smettere di criticare gli allenatori, se la debbono smettere di criticare la squadra, perché se non ben mi ricordo 4 anni fa non esisteva più il calcio a Giulianova. Quindi forse sono stati abituati troppo bene, non lo so. Come stiamo lottando per la salvezza, come avevamo promesso, non avevamo detto niente di che. Siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia, semifinale, quindi stavamo tra le prime 4 squadre in Italia in quella competizione. Comunque ho visto una terna arbitrale totalmente incompetente per una partita come questa, dove ci sono 2 società, 2 squadre, 2 città che si giocano una categoria. Quindi adesso faccio un appello alla Lega, alla Federazione: noi vogliamo arbitri all'altezza, sia quello di mercoledì in semifinale contro il Messina, quello di oggi, a mio avviso
non erano all'altezza delle partite che dovevano arbitrare. Poi il resto lo fanno gli episodi. Napolano è stato espulso sull'ultima punizione, dove mi dicono che pure un giocatore avversario ha fermato la palla con un braccio. Io che cosa vi dico? Se i tifosi non capiscono queste cose, ci diamo delle zappate sui piedi da soli, creiamo un clima di tensione e sicuramente questo non ci aiuta a salvarci. Quindi adesso ci vuole calma e sangue freddo. Mister, un primo tempo durante il quale siete stati micidiali, in contropiede avete colpito, vi siete portati sul doppio vantaggio. Il Giulianova recriminato su due episodi piuttosto dubbi in area, nel secondo tempo poi vi ha schiacciato nella vostra metà campo. Avete comunque confermato di avere una difesa arcigna. E da un mese a questa parte devo dire che stiamo facendo gli straordinari da questo punto di vista, e per raggiungere l'obiettivo della salvezza era fondamentale cambiare quel dato delle prime partite che vedeva la nostra difesa la seconda perforata di tutto il girone. Siamo migliorati, siamo stati molto attenti in fase di non possesso. Nel primo tempo, come lei sottolineava, siamo andati bene in ripartenza e siamo stati micidiali, potevamo fare anche il terzo gol in più circostanze, però devo dire e sottolineare che il Giulianova ha mostrato soprattutto nel secondo tempo in alcuni tratti di meritare il pari e quindi onestamente credo che se continua a giocare così come ha fatto nel secondo tempo non avrà problemi a raggiungere la salvezza. Mister, una domanda. Vastese e Giulianova hanno dato vita a un bel derby, il peggiore in campo è sembrato l'arbitro. Ma io comprendo comunque che era un derby importante e di grande tensione, non voglio giudicare l'operato dell'arbitro perché è come noi, voglio dire, a questo punto non mi sembra corretto farlo. Che eravamo a un punto dei play-out e a qualche punto dal penultimo posto della retrocessione diretta. Diciamo che abbiamo fatto un grande balzo in avanti in merito della ritrovata compattezza di questo gruppo, di questi ragazzi, merito anche alla società che ultimamente ci è stata vicina. In maniera particolare vorrei ringraziare i nostri tifosi perché ultimamente ci stanno dando veramente una mano. Domenica col Notaresco, in pochissimi, ma si sono fatti sentire anche a Monte Giorgio e oggi ci sono stati vicini anche nei momenti difficili, quando nel secondo tempo eravamo schiacciati nella nostra metà campo. Così dunque Aldo Papagni, abbiamo anche ascoltato lo sfogo del presidente del Giulianova Bartolini, che ha puntato l'indice anche sui tifosi giallorossi. 21 e 29, ci fermiamo per pochi istanti e poi i servizi delle altre formazioni abruzzesi che oggi hanno giocato. Tra pochissimo. Torniamo in diretta da studio. Il Notaresco, che sta facendo un ottimo campionato, però è in difficoltà, soprattutto nelle ultime giornate, fuori dai playoff. Oggi sconfitta interna, patita d'opera del Forlì, nelle cui fila, lo ricordiamo, milita l'ex centrocampista del Pescara, Emmanuel Cascione. Vediamo. Continua il momento no del Notaresco, che al Savini in camera la seconda sconfitta consecutiva e per la seconda volta in stagione esce fuori dalla zona playoff. Passa il Forlì, che al contrario conquista tre punti preziosi in chiave salvezza e spezza un digiuno di successi esterni che durava dal 16 gennaio, quando i biancorossi vinsero sempre in Abruzzo a Pineto. Per la compagine del presidente Di Giovanni prosegue anche l'astinenza in fase d'attacco, con il gol che manca da quasi 400 minuti. Rispetto alle ultime uscite, mister Cudini cambia un po' le carte in tavola, tornano tra i titolari Mozzoni, Blando e Cancelli, mentre tra gli ospiti è out il solo Ferrario. L'inizio di gara è frizzante, anche se non si registrano particolari emozioni da notare sul taccuino. Al 26esimo però arriva la svolta, con il direttore di gara Casalini di Pontedera che assegna un rigore per contatto in area tra Candellori e Cortesi. Dagli 11 metri l'ex Teramo Ambrosini è freddo e spiazza Monti, portando in vantaggio i romagnoli. 15esimo centro stagionale per il bomber marchigiano, sesto rigore a sfavore per i rossoblù, che si riversano subito in avanti e dal 31esimo sfiorano il pari. Mordenti respinge male uno spiovente su calcio di punizione e Moretti ci prova al volo, la palla lambisce il palo e finisce sul fondo. La squadra di Cudini prova a spingere, ma la difesa biancorossa respinge ogni assalto fino all'intervallo. Al rientro dagli spogliatoi il Notaresco va vicino subito al pari, al terzo, sugli sviluppi di un angolo, ma la testata di Dalmazzi sfiora solo il palo alla destra di Mordenti. Al 14esimo invece è Minella, sempre di testa, a mettere in ansia la difesa romagnola, palla sull'esterno della rete.
La veemenza e la carica dei padroni di casa vengono fiaccati però dalla pessima direzione arbitrale di Casalini di Pontedera, che al 24esimo espelle per una sbracciata vicino alla linea laterale Capitan Mozzoni. In inferiorità numerica i rossoblù subiscono il contraccolpo e poco più di un minuto dopo arriva il raddoppio forlivese, sempre con Ambrosini, che mette dentro da pochi passi dopo un assist del neoentrato Cenci. Allo scoccare della mezz'ora comunque il Notaresco prova ancora la sortita offensiva e Salvatori, sugli sviluppi di un angolo, vede strozzato l'urlo di gioia con un difensore ospite che salva a pochi passi dalla linea di porta. Proprio un attimo prima del triplice fischio, in pieno recupero, Mordenti nega la gioia della rete a Bontà, che di testa era andato a colpo sicuro. E questa l'ultima emozione del confronto, poi c'è lo spazio solo per la gioia del Forlì. Mister, sono tre punti di platino. Sì, assolutamente, tre punti molto importanti. Mi è piaciuta molto anche la prestazione, perché venire a San Nicolò, io ho visto tante partite di questa squadra, una squadra che fa gioco, che crea occasioni sia col gioco sia con i suoi interpreti, che sono molto bravi, e noi gli abbiamo concesso veramente poco, e questo era un obiettivo. Poi dovevamo pungere, dovevamo essere anche reattivi nel cercare di mettere in difficoltà, e siamo stati bravi, perché poi una volta fatto l'1-0 siamo riusciti poi all'inizio del secondo tempo a ricreare la palla con Ambrosini e poi a fare il gol che ha chiuso un po' la partita, e quello è molto importante. Questa è la risposta a chi diceva che domenica scorsa, pur affrontando il Matelica, la squadra ha offerto una prova spenta? Sì, più che spenta dovevamo fare di più, perché quando trovi queste compagini come San Nicolò e come poi dovremo incontrare ancora altre buone squadre, bisogna essere assolutamente concentrati. Noi abbiamo peccato in qualche situazione dove poi Matelli, che è squadre forti, ti puniscono, e dovevamo essere più bravi in quell'aspetto lì. E oggi lo siamo stati, e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Diciamo che l'Abruzzo vi porta bene. L'ultima vittoria esterna a Pineto a gennaio, l'ultima vittoria invece stagionale in casa contro l'Avezzano. Sì, ripeto, adesso noi dobbiamo dare continuità assoluta ai risultati. Oggi ci prendiamo questi bellissimi punti, però siamo assolutamente invischiati, quindi bisogna che continuiamo su questa strada. In coda è piena bagarre, 4 squadre a 33 punti. Piena bagarre, però noi siamo lì, ce la vogliamo giocare, oggi l'abbiamo dimostrato, e poi vedremo chi sarà più bravo. Mister, avevamo parlato in settimana che trovando la via del gol di conseguenza poteva tornare la vittoria, non è arrivata il gol, è arrivata questa sconfitta. Beh, sì, sicuramente, è una gara indirizzata da un episodio, perché è una gara credo abbastanza equilibrata nelle battute iniziali, quindi però un dato significativo, riusciamo a essere poco pericolosi in fase offensiva. È quello che ho rimarcato anche ai ragazzi. Bisogna in questo momento andare oltre quelle che sono le proprie qualità, i propri meriti, le proprie situazioni individuali, quindi bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo e cercare di fare il massimo su ogni partita. È vero che abbiamo tirato, come si suol dire, la carretta fino a questo momento, ma come noi tutte le altre squadre, quindi non è un alibi, però sicuramente dobbiamo ritrovare un po' di brillantezza e un po' di fiducia in noi. C'è grande rammarico per essere usciti fuori dalla zona playoff? Ma sì, siamo fuori, tanto come ho detto anche in precedenza, da qui alla fine o da qualche partita alla fine sarà un'altalena continua, quindi cercheremo di rientrarci dentro, perché sarebbe un peccato non arrivarci con un campionato come quello che abbiamo fatto noi, però poi bisogna dimostrarlo sul campo e bisogna meritarlo, quindi dobbiamo ritrovare noi stessi per poi ritrovare anche la posizione di classifica forse. Così dunque il tecnico del Notaresco Cudini. Ora andiamo a Francavilla, tanti gol, ben 6 nello scontro diretto tra Francavilla e Recanatese, è finita 3-3. Fuori Spataro e Caffiero, entrambi finiti sotto i ferri in settimana per la ricostruzione del legamento crociato, squalificati Spacca e Milizia. Paolo Racchini ripropone il 4-3-2-1 con Banegas e Palumbo alle spalle di Dos Santos. Francavilla allo stadio Vallanzoca con la Recanatese per rientrare nel novero delle prime 5 prima dell'incontro. Il minuto di raccoglimento per il decennale della tragedia dell'Aquila, nella quale persero la vita 309 persone, lo spunto di Banegas, l'intervento ai suoi danni da parte di Esposito è piuttosto maldestro all'interno dell'area di rigore. Deusanio accorda il tiro dagli 11 metri e glaciale. Cosmo Palumbo, Francavilla 1, Recanatese 0, già in apertura.
8 centri in campionato per il fantasista partenopeo freddato Simone Piangerelli. Indomabile Pablo Ezequiel Banegas, l'argentino, si mette in proprio, taglia tutto il campo all'altezza del limite, favorito anche dal rimpallo, carica il mancino violento ma spedisce fuori dallo specchio della porta Francavilla, che pare in pieno controllo, ma occhio al calcio piazzato all'altezza del lato corto con Davide Borrelli, che la indirizza per Nicola Olivieri, che colpisce la traversa il numero 7 sistemato da Marco Alessandrini con Luca Lombardi. Dietro Andrea Sivilla, vista l'indisponibilità del capocannoniere del girone F Manuel Pera, nella ripresa recanatese maggiormente propositiva, palla in verticale per Sivilla, male Andrea Bosco che non chiude, 1-1 di Andrea Sivilla, diagonale Beffardo, reclama un calcio di rigore il Francavilla sulla punizione di Banegas, irremovibile il direttore di gara, quindi Borrelli, quasi in fotocopia, il filtrante per Sivilla monumentale nel frangente, Vittorio Natale che gli sbarra la strada, ancora inferociti gli uomini di Paolo Rachini, Banegas per Palumbo, stoppato da Alex Nodari, anche in questo caso tutto regolare secondo Deusanio di Faenza. Bedin entra duro su Olivieri, altro penalty accordato per Andrea Sivilla, doppietta personale, 17 marcature per l'ex Val di Sangro, il calcio di punizione in favore del Francavilla, spostati sul versante di sinistra per Cosmo Palumbo, è un gioco da ragazzi, splendida l'esecuzione, vale il 2-2 sul palo di Piangerelli, che gol, ma difese da registrare, Olivieri riporta avanti i leopardiani, la piazza con il destro, non irreprensibili Bosco e Mele che lasciano troppa libertà di agire al numero 7, ma Francavilla che non si arrende, vuole il pari, Bosco per Andrea Mancini, appena entrato, decide lui allo scadere, che carattere, pareggio tutto sommato giusto, palpitante la sfida del Valle Anzuca, Francavilla 3, Recanatese 3. Paolo Rachini, un primo tempo praticamente perfetto e poi nella ripresa gran carattere nel riacciuffare il risultato. Sì, primo tempo quasi perfetto, abbiamo sbagliato poco, abbiamo concesso poco all'avversario, una squadra che comunque puntualmente fa sempre 2-3 gol, quindi merito alla mia squadra che è andata in campo con il piglio giusto, molto compatta, con qualità nelle giocate, è andata meritatamente in vantaggio e poi niente, nel secondo tempo ci sono state secondo me delle amnesie di troppo, sia sul gol dell'1-1 sia sul gol del 3-2 dopo aver pareggiato, e quindi quello è l'unico rammarico di una partita che secondo me è stata ben giocata dalla mia squadra contro, ripeto, una Recanatese veramente forte. Abbiamo pareggiato, abbiamo fatto i gol del 3-3 e negli ultimi 2 minuti abbiamo anche provato a vincerla. Penso che avevamo già fatto alla bocca questa vittoria, che era una vittoria importante in una domenica particolare contro sicuramente una delle compagini più forti del campionato, perciò sapevamo delle difficoltà, arrivavamo a questa gara senza il nostro cannoniere, una partita viva da ambo le squadre che volevano tutte e due vincere questa partita, alla fine è giunto questo pareggio e siamo alla fine del campionato e ci teniamo, io penso sia vale per noi come per il Francavilla, a terminare nel migliore dei modi. Ci fermiamo ancora per pochi istanti, poi gli altri servizi. Bene, torniamo in diretta da studio alle 21.42. Abbiamo dunque visto quello che è successo alla Valle Anzuca, 3-3 tra Francavilla e Recanatese. Il primo servizio, il derby Giulianova, vinto dalla Vastese 2-1. Il verdetto finale, più 8 della Vastese sulla zona calda, terza vittoria consecutiva. Insomma, l'avvento di Papagni ha sortito gli effetti desiderati. Ora andiamo a Castelfidardo, dunque sempre sfere alte della graduatoria col Pineto, che consolida il suo piazzamento playoff, soprattutto squadra sempre di più formato esterno, e la nona vittoria lontano dal suo pubblico. Dunque a Castelfidardo, vittoria del Pineto, vediamo come è andata nei riflessi filmati. Il Castelfidardo perde in casa di misura con il Pineto, ma esce dal Mancini sicuramente a testa alta. I ragazzi di Vadacca cedono solamente al guizzo di Dirocco, appena entrato, al 33esimo della ripresa, al termine di una sfida dove i biancoverdi hanno fatto sudare le proverbiali 7 camicie agli uomini di Amaulo. Per la retrocessione in eccellenza manca solo la matematica, che dovrebbe arrivare alla fine del prossimo turno. Guizzo prezioso invece in ottica playoff per il Pineto di mister Amaulo, che porta a casa 3 punti meritati ma molto sofferti.
Andiamo alla cronaca, al sesto ospiti vicini al gol, Erradi a sfiorare la clamorosa autorete. Al 18° chance per Tomassini su assist di Orlando, è bravo Barbato a respingere. Minuto 25, Esposito va vicinissimo alla marcatura, la difesa bianco-verde salva sulla linea. Anche il Castelfidardo però ci prova e al 31° è la bella azione di Calabrese, il migliore dei suoi, a creare qualche grattacapo. Il suo tiro debole vanifica la chance. L'ultima emozione del primo tempo è ad opera di Della Quercia al 41°. Respinge l'attento Barbato. Si va al riposo sul punteggio di 0-0. Ad inizio ripresa siamo al terzo miracolo di Barbato sulla conclusione di testa ravvicinata di Tomassini. Il Pineto spinge sull'acceleratore e all'ottavo va vicinissimo al gol con Ciarcelluti. Palla sanguinosa persa da Radi con il giocatore ospite che da fuori area manda di poco sul fondo. I padroni di casa al 22° hanno la chance di portarsi in vantaggio. Punizione dal limite di Radi, sfera insidiosa dove però Shiba si oppone non senza affanno e respinge il pericolo. Il gol che decide la gara arriva al 33°. Schema da calcio piazzato per gli ospiti con Amadio che va sul fondo e mette la sfera al centro. È il neoentrato Di Rocco a trovarsi al punto giusto al momento giusto e siglare la marcatura dell'1-0. Con il vantaggio gli abruzzesi rischiano poco e dopo 5 minuti di recupero portano a casa l'intera posta. Nel dopogara le impressioni a caldo dei due tecnici, Vadacca del Castelfidardo e Amaulo del Pineto. Mister Vadacca del Castelfidardo, allora mister, un'altra sconfitta, però avete lottato a testa alta quantomeno. Sì, è una partita molto equilibrata, loro hanno sfruttato una nostra ingenuità sul calcio di punizione, hanno fatto lo schema, noi non siamo stati svegli a capire la situazione, però nell'arco dei 90 minuti penso che sia stata una partita molto equilibrata dove potevano vincere loro, che hanno avuto più predominio del campo, però noi in 3/4 di partenze potevamo far male, soprattutto il primo tempo. Rammarico forse quello di aver giocato, diciamo, quasi alla pari con una big? No, ma noi tutte le partite ce le stiamo giocando, pur giocando con 6-7 under, siamo in mezzo al campo, equilibrati, cerchiamo di dare il massimo. È normale poi alla lunga la qualità esce fuori e l'avversario, avendo in panchina anche giocatori importanti, fa la differenza. Come affronterete queste ultime partite? Nello stesso modo, sempre detto, bisogna lottare, correre e cercare di onorare il campionato e di avere rispetto degli avversari, perché c'è gente che si sta giocando sia i playoff sia la salvezza, come abbiamo fatto con l'Isernia, l'abbiamo battuta, bisogna continuare, voglio dire, andremo pure a Cesena dove Cesena sicuramente si giocherà il campionato e noi dobbiamo fare la nostra parte, sicuramente loro saranno superiori a noi, però bisogna giocarcela e avere dignità soprattutto. Mister Daniele Amaulo del Pineto, allora 3 punti dovevano essere e 3 punti sono stati, anche se avete sofferto forse più del previsto. Sì, però come avevo detto i ragazzi, nel calcio le partite già vinte in partenza non esistono, sapevo che oggi potevamo avere delle difficoltà, dovevamo avere pazienza e convinzione. Forse abbiamo giocato un po' meglio il primo tempo dove lo sviluppo è stato migliore e abbiamo concluso, ma Castelfidardo ha difeso bene, diciamo. E poi il secondo tempo un po' abbiamo perso un po' di equilibrio in campo, fortunatamente uno schema di calcio piazzato ci ha permesso di portare i 3 punti. E era quello che volevamo, i 3 punti già... Gli addetti ai lavori l'avevano messo già in classifica, quindi vincere quando tutto è scontato non è mai facile. Ci interessava portare a casa un risultato positivo, l'abbiamo fatto, sicuramente la prestazione possiamo farla migliore di quella di oggi, anzi l'abbiamo fatta anche in precedenza. Ma tutto sommato, come ho detto prima, nel primo tempo abbiamo avuto un buon sviluppo di gioco con giri palla e magari palla dentro la rigore e abbiamo messo 2 o 3 volte i giocatori in ottime condizioni, posizione per tirare in porta, no? Il portiere loro è stato bravo, i difensori hanno difeso bene, però come detto prima, a questo punto del campionato i 3 punti erano fondamentali, l'abbiamo portati a casa. Vi aspetta un rush finale interessante con l'obiettivo playoff? Sì, siamo dentro, è un discorso che dico da sempre, il nostro obiettivo dopo l'ultima sosta era di giocarci queste 8 partite finali come un girone di qualificazione per entrare nelle 4 che si giocano i playoff. Ci siamo dentro, però non dobbiamo mollare di un centimetro fin dalla prossima partita con il Giulianova, che oggi sarà sconfitta in casa, quindi ci aspetterà una squadra che
assoluto bisogno di fare risultato e noi altrettanto, e occorre sempre una partita, una prestazione importante per portare via un risultato positivo. Pinedo che ha dimostrato, insomma, lo dicono i numeri di questo campionato, in casa fa più fatica rispetto alle gare esterne. Pinedo sempre più squadra da trasferta, ripetiamo, nono successo lontano dal pubblico amico per la squadra di Daniele Amaulo, quarta in classifica con 56 punti a due lunghezze dal terzo posto occupato a Recanatese, che ha fatto 3-3 a Francavilla. C'è l'ultimo servizio da seguire per quanto riguarda le formazioni abruzzesi, perché continua a lottare un Avezzano davvero indomito. Oggi ha battuto nello scontro diretto l'Isernia di Misura. Avezzano batte Isernia 1-0, vediamo. Una rete messa a segno dopo soli 7 minuti consente all'Avezzano di portare a casa 3 punti di fondamentale importanza per il futuro. Quella contro i molisani da più parti era stata etichettata come partita da ultima spiaggia, soprattutto dopo le recenti delusioni casalinghe, che avevano visto i marsicani regalare punti a piene mani ad ogni avversario. Stavolta è andata diversamente e, seppure con una sofferenza finale, della quale i tifosi avrebbero fatto volentieri a meno, il successo non fa una grinza, considerate anche le occasioni che gli ospiti hanno concesso nella fase conclusiva del match, quando Petitti e compagni si sono riversati in massa nella metà campo locale alla ricerca del pari. Colavitto conferma la formazione delle ultime uscite, quella che al momento sembra offrire le maggiori garanzie, e al settimo l'Avezzano passa in vantaggio. C'è un lancio di Di Nicola dalle retrovie, a metà fra Padovani e Bruni. Il numero 11 non riesce a controllare a dovere, ma i difensori sernini si scontrano tra di loro, permettendo a Bruni di caricare il destro e fulminare del giudice di controbalzo. Rete preziosa come l'oro per i padroni di casa, rete che alla fine varrà per intero i 3 punti. Si ricomincia e dopo 2 minuti l'avanzato Lenoci va alla conclusione, obbligando Fanti ad alzare sopra la traversa. 24esimo, angolo per l'Avezzano e occasione per Ferrante, che all'altezza del secondo palo non riesce ad indirizzare nello specchio per il contrasto di Mbunga. Al 29esimo i biancoverdi, oggi in maglia rossa, guadagnano un calcio di punizione. Grazioso indirizza in aria un pallone teso per Padovani, che va di testa ma senza inquadrare lo specchio della porta. E per chiudere il primo tempo vi mostriamo questo destro di Maresca dal limite, che Fanti alza ancora sopra la trasversale. E passiamo adesso alla ripresa, 6 minuti e c'è questo cross di Besana dal fondo per Bruni, che viene preceduto in angolo dall'intervento di un difensore. 13esimo, contropiede dei marsicani che vanno al tiro ancora con Bruni, ma anche stavolta con scarso successo, perché il premio è rappresentato solo da un inutile corner. Poi si scuote l'Isernia, che su una veloce ripartenza si rende pericolosa, ma Fanti è vigile, ben piazzato e con un tuffo laterale mette sul fondo. L'Avezzano si ritrae un po' troppo, i molisani cercano di approfittarne e al 20esimo un sinistro del nuovo entrato Romano dall'interno dell'area obbliga Fanti a gettarsi a terra per la opportuna deviazione. Altri 3 minuti e De Rocis scatta in contropiede, fuga verticale, servizio al bacio per Grazioso, che solo davanti a del giudice spara in curva il pallone del possibile raddoppio. Un'azione da una parte, una dall'altra, e stavolta tocca ai biancocelesti. Il cross è di Schena, che si è liberato a destra, ma Fanti risponde presente anche in questa occasione. L'Isernia adesso si riversa in massa nella metà campo dei padroni di casa, concedendo spazi per i contropiedi avversari, come quello che in pieno recupero consente a Fulvi di calciare da buona posizione, ma la porta è un po' più in qua. A chiudere definitivamente i conti potrebbe essere Bruni, che al 50esimo si presenta da solo davanti al quasi rassegnato del giudice. Sugli spalti sono tutti pronti a gridare al gol, ma l'attaccante spara diritto addosso al portiere, accentuando la sofferenza dei suoi tifosi nei pochissimi minuti che mancano al termine. In conclusione, per l'Avezzano 3 punti che consentono di sperare ancora nella salvezza. Per l'Isernia un passo indietro, ma con le stesse possibilità di tutte le altre. Colavitto, allora, 3 punti importanti, fondamentali per continuare a sperare. Tecnicamente non sarà stata la miglior partita, però erano importanti i punti. Hai detto bene, guarda che devo fare i complimenti ragazzi, sono contento perché... Una partita sporca, lo sapevamo, una partita di sofferenza, una partita di cuore, e i ragazzi ci hanno messo tutto questo, quindi sono contento perché alla fine, come dico, in questo momento storico sono importanti i 3 punti. Noi li abbiamo raggiunti e ci permettono di lavorare
con più serenità durante la settimana e di raccogliere i cocci, perché comunque i ragazzi hanno dato, ma va bene così. Alla fine qualcuno era stremato, non si sa se per problemi fisici o psichici, perché insomma c'è anche dispendio di energie mentali o no? No, hai detto bene, in questo momento le energie nervose, quando vieni da prestazioni importanti e raccogli poco, devi raschiare il barile. I ragazzi l'hanno fatto mostrando di avere attaccamento alla maglia, attaccamento alla società, attaccamento ai colori dell'Avezzano. Quindi siamo vivi e con queste certezze andiamo avanti. Il fondo del De Marzi sempre più sconnesso, perché spesse volte si è visto il pallone andare un po' a zig zag, quindi difficile anche qualche giocata di tecnica superiore. È vero, il fondo è un po' così, però i ragazzi non hanno alibi, perché come giochiamo noi sul campo giocano gli avversari, quindi lo sanno, questo è il campo nostro, anzi devo dire che sotto sto lato sono contento, perché mi alleno sul campo durante la settimana e quindi ho la possibilità di avere la squadra raccolta senza distrazioni, che invece migrare in altri campi purtroppo ci sono. Quindi devi bilanciare e devi mettere sul piatto della bilancia i pro e i contro di allenarti sul tuo campo. Io penso che ci siano più pro che contro. Massimo Silva, lo ricordiamo, in Serie A la fisionomia è la stessa, non è più giocatore, ora è l'allenatore di una squadra che sta soffrendo insieme all'Avezzano. Una partita difficile, tecnicamente non bella sicuramente, il suo punto di vista? Sì, beh, anche un po' per il fatto tecnico, sia per tutte e due le squadre, non solo per noi, un po' il campo influisce. Però noi, devo dire, abbiamo fatto bene come partita in generale. Ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo comandato il gioco pur in campo avverso per molto tempo, però non abbiamo fatto gol e vince chi fa gol. Nel finale abbiamo anche rischiato, ci stava. È una partita delicata, c'era molta tensione, però i miei non posso rimproverare niente. Un campionato che nella parte bassa, nella seconda metà, insomma, non esprime un grande calcio. Come finirà questo girone, secondo lei, questi play-out? Però mi sembra che sia un girone di grande calcio, perché se penso a 2 anni fa che allenavo il campo basso, il girone era molto peggio di quest'anno. Quest'anno ci sono squadre veramente di grossa levatura. Dopo è chiaro che in fondo alla classifica partite come oggi magari si giocano più sul fatto dei duelli, della forza fisica, però visto che anche il Forlì, che ha una grande squadra, ci sono squadroni tecnicamente forti, però stanno lì. È chiaro che ora si lotta soprattutto di dietro, si lotta alla grande e speriamo di venirne fuori. Le noci, ha giocato 60-70 minuti alla grande, poi ha avuto un calo così, sì, improvviso. Sì, lui è forse il nostro giocatore con maggior classe, diciamo, però dopo ha questo problemino che poi gli si induriscono le gambe, vengono un po' di crampi, cala sempre un po'. Speriamo di trovare la giusta soluzione per risolvere i problemi, che per noi è un giocatore importante. Un'ultima battuta a volo: fra Isernia e Avezzano chi ha più possibilità di restare in Serie D? Ma noi non lo dico per strutturati, non siamo mai stati come struttura una squadra fortissima. Certamente l'Avezzano, secondo me, qualche individualità in più ce l'ha, però nel calcio si lotta sempre di squadra e quindi speriamo di salvarci tutte e due, anche se ammetto che non è facile. Il grande ex attaccante del Pescara Massimo Silva, allenatore dell'Isernia. Diamo uno sguardo alla classifica del campionato di Serie D nuovamente, per così fare un'ultima considerazione. Intanto, per quanto riguarda l'alta classifica, Cesena e Matelica lottano, una lotta a due per la vittoria del campionato. Il Cesena ha 2 punti di vantaggio, poi Recanatese, Pineto, San Giustese sono in questo momento nei play-off. Naturalmente Francavilla e Notaresco sono ai margini in questo momento
ma hanno tutte le possibilità per reinserirsi, hanno solo due punti di ritardo, il Notaresco in difficoltà, abbiamo detto, seconda sconfitta consecutiva, il Francavilla ha fatto 3-3 con la Recanatese in casa, una squadra in salute, la Recanatese, ma lo è anche il Francavilla. Per quanto riguarda invece i bassi fondi, ricordiamo che le ultime due retrocedono direttamente nel campionato di eccellenza e poi ci saranno gli spareggi play-out tra terzultima, quartultima, quintultima e sestultima. Quindi Avezzano, Forlì, Sant'Arcangelo e Isernia in questo momento sono nei play-out, ci sono ancora 4 partite da disputare, la Vastese ha più 8 sulla zona calda, è quasi fatta per la squadra di Aldo Papagni, qualche problemino in più per il Giulianova che però ha un margine in questo momento ancora rassicurante di 4 punti. Attenzione perché nel prossimo turno, domenica con inizio alle 15, il Giulianova sarà di scena a Pineto. Pineto-Giulianova è l'unico derby in programma nel quadro della 35esima giornata, derby abruzzese. Le altre partite: Campobasso, Castelfidardo, Forlì, San Giustese, Isernia, Agnonese, scontro diretto, Jesina, San Maurese, Monte Giorgio, Notaresco, Recanatese, Matelica, Sant'Arcangelo, Francavilla, Savignanese, Avezzano e Vastese, Cesena. Le 21.59, tutto per i gol della Serie D, grazie a Danilo Cinquino in regia, a voi per l'attenzione, ancora una buona serata. Arriva, arriva.